Questo programma è offerto da Cantine Torrevento, vini di un'altra Puglia. Amgas. Olio Ribatti, su tutto. Su tutto. Una Pol, olio extravergine di oliva. Buonasera amici di Sottotraccia, di Spazio TV e di Star TV, grazie per essere ancora una volta qui con noi. Una puntata questa che abbiamo voluto dedicare ai 30 anni dalla morte di Don Tonino Bello. Abbiamo voluto essere presenti anche noi con questo omaggio dedicato a questa grande figura all'interno della Chiesa Cattolica, perché per è considerato un profeta della Chiesa ed è in corso, come sapete, un processo di beatificazione. Insomma, Don Tonino è amato come stesso amava essere chiamato, nonostante fosse vescovo della città di Molfetta, come diciamo sua diocesi, è apprezzato e molto citato spessissimo non solo dal Papa ma anche dai laici, perché è una persona carismatica, piaceva per il suo modo di fare, per quello che scriveva soprattutto. Insomma, ha lasciato davvero un alone di santità e soprattutto una grande testimonianza. E noi prima di presentarvi, come al solito, i nostri ospiti, come sempre vediamo questo servizio che è stato realizzato dalla Cinzia Benzi, che oltretutto è molfettese, quindi diciamo che in qualche modo ha subito e subisce questa, diciamo, alone, no? Di Don Tonino. Prego. Quest'anno ricorre il trentennale della morte del venerabile Don Antonio Bello, conosciuto come Don Tonino, un anniversario che la diocesi di Molfetta, Ruvo, Terlizzi ha voluto celebrare con iniziative riservate al ricordo di Don Tonino e che si concluderanno martedì 9 maggio. Questi eventi celebrativi costituiscono un modo per riaffermare il suo ricordo, per rinsaldare il legame con la storia della diocesi e con la straordinaria eredità umana e spirituale di Don Tonino. Lo scorso 20 aprile il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, ha presieduto la concelebrazione eucaristica in cattedrale a Molfetta, una cerimonia che ha dato l'avvio alle successive iniziative celebrative e che rappresentano un notevole tributo per ricordare e tramandare la conoscenza della straordinarietà della sua opera. Una esistenza esemplare, vissuta con l'assillo di essere sempre vicino ai deboli, una vicinanza che lo ha portato ad essere un testimone di Cristo e del Vangelo. Don Tonino ha dedicato la sua vita agli umili, poveri ed emarginati, senza considerare colore della pelle, lingua, cultura e appartenenza religiosa. Nonostante la sua sofferenza causata dalla malattia, la sua preoccupazione più importante era quella di trasmettere ai giovani valori di moralità e fede, di insegnare loro ad aiutare il prossimo, a soccorrere i bisognosi e ad avere il cuore sempre pieno di compassione. Un uomo che con sincera dedizione ed estremo rigore morale è stato sempre pronto a compiere il proprio dovere in ogni momento della sua esistenza. Un animo puro e sincero, ed è per questo che nei cuori di tutti quelli che lo hanno conosciuto rimane il suo ricordo vivo da trasmettere anche alle generazioni future. Eccoci, vi presento subito i nostri ospiti, che ringrazio da subito per la loro disponibilità. Abbiamo con noi Francesco Neri, che è l'arcivescovo, il neo arcivescovo della diocesi di Otranto. Grazie per essere con noi. Grazie a voi di questa possibilità di parlare di Don Tonino. E poi il sindaco di Alessano, Osvaldo Sendardo. Grazie. Vedete anche a lui il nipote di Don Tonino, Stefano Bello, che ringraziamo anche loro per essere con noi. E poi
collegamento abbiamo anche lo scrittore Renato Brucoli, che ha scritto numerose, diciamo, scritture. Grazie, buonasera. Don Tonino, che l'ho anche conosciuto direttamente. Ma, questa sera abbiamo la possibilità davvero di parlarne non solo per celebrare, ma come dire, per capire il carisma, ecco, perché di carisma si tratta, di Don Tonino, affinché insomma la sua testimonianza, il suo essere possa essere davvero un faro, come abbiamo voluto intitolare anche questa puntata, un faro per tanti. Per... Allora io vorrei partire da Sua Eccellenza Francesco Neri. Ecco, è indubbio insomma che Don Tonino ha lasciato profondo significato della sua opera, la sua vicinanza ai poveri, agli ultimi. Che cosa significa essere vicini a chi soffre? Ecco, perché diventa un fatto eclatante, ecco, la vicinanza alla sofferenza? Bene, allora anzitutto ci terrei a essere chiamato Padre Francesco, l'ho chiesto nel mio primo discorso. Ciao Don Gigi, ciao. Ciao, complimenti. Ecco, ecco. Qua stiamo pregando per te. Bene, venite il 20, ecco, 17. Sì, intanto, chiedo scusa, voglio presentare Don Luigi Ciardo, che è il parroco che ha seguito proprio da vicino, ha accompagnato anche Don Tonino anche nelle ultime ore. Grazie, prego Padre Francesco. Ecco, grazie Padre Francesco, appunto. Dunque, l'affermazione fondamentale su Don Tonino è che era un cristiano santo, un santo sacerdote, un santo vescovo. Allora, chi segue Gesù Cristo e vuole mettere in pratica il Vangelo deve per forza onorare il Signore nei poveri. Credo che sia importante ricordare l'episodio della Basilica Maggiore. Non so se abbiamo il tempo per farlo adesso o forse successivamente, ma per Don Tonino l'amore per il Signore, presente nel Vangelo, presente nei sacramenti, presente nella Chiesa, deve essere ugualmente attribuito al Signore presente nei poveri e nei sofferenti. Quindi la profezia dell'amare i poveri è parte della profezia di Gesù Cristo e del Vangelo. C'è questo episodio celebre della Basilica Maggiore e della Basilica Minore, non so se però adesso è il tempo di... Prego. Allora, è uno degli episodi senza dubbio più paradigmatici del cristianesimo di Don Tonino. Don Tonino era uno che pregava tantissimo, i suoi interventi orali e scritti sono nati sempre nella cappellina dell'Episcopio di Molfetta, dove lui aveva, oltre all'inginocchiatoio, anche un tavolino e lì pregava, pensava e scriveva. Ma poi passava all'azione. Quando a Molfetta è stata consacrata la Basilica della Madonna dei Martiri, o meglio, dedicata, cioè quando c'è stato un particolare rito che ha riguardato questa chiesa, la Basilica ha ricevuto il titolo di Basilica Minore, perché le basiliche maggiori sono solamente quattro e sono a Roma, San Giovanni Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le mura e San Pietro. Tutte le altre basiliche sono per forza basiliche minori. Dunque la Basilica della Madonna dei Martiri ottenne il titolo di Basilica Minore. In una conversazione che si tenne dopo la liturgia, uno dei giovani chiese a Don Tonino: ma Don Tonino, perché Basilica Minore? Cioè, cosa manca alla nostra chiesa così bella perché sia una Basilica Maggiore? E Don Tonino rispose: vedi, è Basilica Minore perché è fatta di pietre, mentre la Basilica Maggiore, quella in cui Dio vuole essere onorato, è l'uomo, specialmente l'uomo nella sofferenza e nella necessità. Il cardinale, ecco, sì. E quando poi ritornarono a Molfetta, insomma nel centro dalla Basilica, trovarono un barbone, un tale, una figura storica, un certo Giuseppe, che era ubriaco come al solito. Allora Don Tonino, che aveva nella sua mitica 500 i giovani, tra cui quello che aveva fatto la domanda, rivolgendosi al barbone, scusate se lo chiamo così, chiese: ragazzi, clochard è più elegante, ma la sostanza non cambia, ahimè. Niente, chiese ai ragazzi: Basilica Maggiore o Basilica Minore?
e i ragazzi dissero Don Tonino Basilica Maggiore, quindi presero il poveretto e lo portarono in episcopio. Ecco, questo significa... Mi suggeriscono, mi dicono che il suo nome era Panettone. Era questo Panettone. Ma io so Giuseppe Laccattone, però i molfettesi ne sanno di più. Va bene, non bisogna urtare, i molfettesi sono molto fieri delle loro... Certo, io poi sono giovinazzese di adozione, quindi tra Giovinazzo e Molfetta c'è un rapporto di buon vicinato. Va bene, quindi questo è un profondo, come dire, aneddoto che fa capire... Ma per dire che Dio abita nei poveri sofferenti, ma questo dipende dalla pagina del Vangelo che dice... Avevo fame, avevo sete, ecco, quello che avete fatto ai miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Quindi bisogna senz'altro pregare dinanzi al Santissimo Sacramento, però poi in qualche modo sono un Santissimo Sacramento, c'è un luogo della presenza del Signore anche i poveri e i sofferenti, come dice il Vangelo. Grazie, grazie Padre Francesco. Sindaco Stendardo, ecco, la città di Alessano è alla ribalta, con grande entusiasmo, insomma, che è stato i Natali a Don Tonino. Ecco, che cosa, la luce di Don Tonino poi negli atti amministrativi come si concretizza, nella quotidianità, nella politica, della gestione della città? C'è qualche segnale? Intanto grazie, buonasera a tutti, saluto tutti gli ospiti. Grazie di avermi dato questa possibilità di parlare di una persona importante non solo per Alessano. Io nei miei interventi dico che Don Tonino non è patrimonio di Alessano, ma è patrimonio dell'umanità. Esatto. Già questo la dice tutta sulla figura di Don Tonino, come la penso io e come la pensano i miei concittadini. Io ho avuto anche l'onore di conoscerlo, Don Tonino. Mi sono trovato anche ai suoi funerali, purtroppo. Anche all'epoca ero un amministratore, quindi l'ho conosciuto sia come cittadino che come amministratore. La cosa che più mi ricorda di Don Tonino, che è una grande virtù, era la sua umiltà. Come ha detto Padre Francesco, lui la parola sempre che usava era amare i poveri, i diseredati, quelli che avevano bisogno. E quindi si è speso per loro, ha speso tutta la sua vita, non solo parlando di loro, ma anche aiutandoli, affrontando, accompagnandoli con il bisogno. L'episodio che ha detto Padre Francesco è proprio emblematico, no? della personalità cristiana, francescana, perché anche Don Tonino era anche un francescano, frequentava pure il convento dei Cappuccini, noi abbiamo il convento dei Cappuccini. Abbiamo avuto modo di vedere Padre Francesco qui ad Alessano e siamo orgogliosi che una volta verrà ordinato arcivescovo, verrà anche a trovarci sicuramente. Certamente. E poi negli atti amministrativi, certo, noi abbiamo come faro, come luce degli atti amministrativi Don Tonino, perché uno dei suoi principi, oltre alla povertà, era la giustizia e la legalità. E quindi un amministratore deve tenerli come punti di riferimento: giustizia, legalità e amare il prossimo. Perché quando si amministra si deve avere anche la passione di amare il prossimo. Questi sono gli insegnamenti che Don Tonino ci ha dato e noi dobbiamo portarli, trasferirli a quelli che vengono ai posti. Ecco, accanto a lei c'è il nipote di Don Tonino, Stefano Bello. Ecco, lei che ricordi ha di suo zio, insomma, come se lo ricorda? Che cosa è rimasto di lei? Buonasera innanzitutto, permettetemi un secondo per un saluto speciale a Padre Francesco che grazie, grazie. Mi aggiungo alla richiesta del sindaco, ti aspettiamo a braccia aperte. Saluto Renato Brucoli, il nostro parroco, Don Gigi e la redazione ovviamente. La prima domanda che mi fanno quando mi chiedono di parlare di zio Tonino è: ma tu l'hai conosciuto tuo zio? Beh, io avevo 20 anni quando mio zio è morto e quando mi chiedono appunto di zio Tonino dico subito che più che fortunato e privilegiato, mi sento speciale per aver avuto l'opportunità di vivere quella chiesa del Grembiule in ogni occasione della sua vita, in quei 20 anni, specialmente nel decennio molfettese, quando sono stato accanto a lui nei momenti in cui lui sfogliava le pagine del Vangelo per strada, nel momento in cui andavamo mi accompagnavo in stazione. A
all'inizio non capivo, ma successivamente poi rileggendo, riascoltando, riguardando gli atti, quelli che sono stati gli atti della sua vita, di quella bellissima, quel bellissimo film che è stato la sua vita, poi mi sono reso conto che ci stava insegnando veramente che la Chiesa non può rimanere chiusa all'interno di una, della canonica. Lui parlava di una Chiesa con le porte che si aprono verso l'esterno, parlava di una Chiesa senza tetti, senza muri. E quella Chiesa l'ho vissuta personalmente, l'ho vissuta nella stazione di Molfetta, l'ho vissuta nel porto, l'ho vissuta nelle periferie delle città della sua diocesi, dove veramente probabilmente mi stava creando le basi di quella che lui chiamerà appunto Chiesa del Grembiule, e mi stava insegnando che veramente amare è voce del verbo morire. Ecco, ha mai pensato di seguire, come dire, anche diciamo le orme di suo zio, cioè di prendere i voti, di diventare anche lei? No, assolutamente no, vi spiego perché. Zio Tonino è venuto a mancare nel momento più importante della mia formazione. Avevo appunto 20 anni, c'erano altri miraggi, c'erano altri progetti. Avrei voluto tanto che avere un sostegno, avrei voluto tanto avere quella persona forte, quella che per me oggi è un vademecum, un insegnamento, un esempio costante. Un documento da portare ogni giorno in tutti gli atti, in tutte le circostanze, in tutti i momenti di relazione con le persone. Però il Signore probabilmente all'inizio abbiamo pensato che abbia prematuramente tolto uno strumento, quello che io ho sempre pensato che fosse uno dei suoi strumenti per manifestare la sua presenza qui in terra. Però dopo ho capito invece che il Signore ha glorificato Zio Tonino. Gli ha dato la possibilità di essere amato a livello globale, universale. La sua morte poi è diventata, come dire, no? Un modo anche per essere riconosciuto, per in eterno, addirittura importante, no? La tomba di Zio Tonino oggi è una meta di pellegrinaggio. Migliaia di persone in questi 30 anni hanno frequentato, sono venuti a pregare sulla sua tomba, sono venuti... la parola giusta è a cercare un esempio, un testimone, esatto, uno stile, esatto, di guida. Esatto. Grazie. Don Gigi, Don Luigi Ciardo, come la chiamano lì molto, in maniera molto familiare. Don Gigi, lei ha conosciuto e accompagnato, grazie anche a lei per essere qui con noi, ecco, lei ha conosciuto e accompagnato Don Tonino anche durante la sua sofferenza. Cosa diceva Don Tonino della sofferenza, del dolore, insomma, come l'affrontava e come aiutava anche gli altri che soffrivano dello stesso suo male, insomma, ecco, il rapporto col dolore di Don Tonino. Innanzitutto buonasera a tutti. Io devo dire che ho avuto un dono speciale perché sono cresciuto con lui, quindi l'ho avuto Don Tonino, educatore in seminario per 4 anni. Ci tengo a dire che lui ci ha suscitato l'amore per la natura. Io mi porto nel cuore ancora il cantico, il commento al cantico delle creature di Don Tonino, i promessi sposi commentati in tutti i suoi capitoli da Don Tonino. Quindi Don Tonino prima di tutto è stato un uomo sino in cima. Faceva sentire importanti noi ragazzi. Tenete presente che negli anni 60, io dal 60 al 64 sono stato con lui a Ugento, e lui riusciva a chiamarci per nome, quando dappertutto negli istituti, scuole, ci si veniva chiamati per cognome. Lui diceva: il nome esprime l'individualità di una persona. Riusciva a far sentire davvero unico ognuno di noi ragazzi, irrepetibile. Poi un amore straordinario per la natura, ma un amore straordinario per il Signore. Lui ci ha liberati dalla crosta del vecchiume. Siamo negli anni del Concilio, quando veniva fuori la De Verbum, la Sacrosanctum Concilium, no? E lui ci ha fatto capire che il centro della nostra vita deve essere Gesù. Quindi uomini sino in cima, primo. Secondo, porre Gesù Cristo al centro della propria vita. Non una ideologia, non una formula, ma diceva una persona viva. Ecco quello che diceva Papa Francesco. Quello che Don Tonino ha fatto a Molfetta, lo faceva con noi da ragazzi. Ecco, Don Luigi, Don Luigi ecco, le chiedevo, ecco, il rapporto cosa... con la sofferenza, col dolore di Don Tonino, cosa dice? Lui ce l'ha messa tutta per reagire, per combattere e vincere il dragone. Ce l'ha messa tutta.
quando si è reso conto che il Signore ormai lo predisponeva all'incontro più importante della vita, si è affidato al Signore. Per cui la preghiera di De Foucault, Padre mio, io mi abbandono a te, è stato punto di riferimento iniziale, ma anche il punto di riferimento che lo ha accompagnato, soprattutto nella prova della sofferenza, nella prova del dolore. E non soltanto si è rimesso nelle mani di Dio, ma un altro aspetto molto bello, quando ormai non c'era più niente da fare, metà gennaio del 93, Don Tonino era stato accompagnato per rimanere ad Alessano perché terminasse i suoi giorni accanto ai suoi fratelli, i suoi familiari, le persone più vicine. E dopo 3 giorni che era qui, lui non voleva parlare con nessuno della malattia, evadeva il discorso. Anche con il vescovo di allora, era avevamo come amministratore Monsignor Ruppi, venne lui a trovarlo. Il terzo giorno io mi sedetti accanto, gli raccontai tutto quello che io avevo imparato a livello di vita da lui. E lui si è messo a piangere. Ho detto, lo sai che noi lo stiamo chiedendo con tutta l'anima, ma ci vuole un miracolo. Hai qualche desiderio? Non hai mai chiesto niente per te. Gigi, 2 cose morire a Molfetta ed essere sepolto ad Alessano. Perché morire a Molfetta? Un vescovo è padre, ed è padre anche nella prova della sofferenza, e lui questa sofferenza l'ha vissuta in intima comunione con tutti i suoi figli e fratelli, e ha deciso lui la data del ritorno a Molfetta. E quando andavo io dicevo, Gigi, fanno entrare tutti nella mia camera, fanno entrare tutti. Per cui, bella questa, ecco, i voli... dell'accoglienza, dà proprio l'idea dell'accoglienza anche nella sofferenza e quando incontrava non parlava di sé, chiedeva tu come stai, tu cosa fai. E l'ultimo giorno, la domenica, 2 giorni prima di morire, la domenica, ad ogni prete che incontrava, che andava a trovarlo, lui affidava un mandato: mi raccomando, impegnati di più su questo. Ricordo soprattutto al rettore del seminario, portami avanti il seminario con signorilità. Vedete, questo rapporto personale e questo accompagnamento, anche nella prova della sofferenza, ha pensato agli altri e offriva la sofferenza per i giovani, per la pace, per la Chiesa. Ecco, grazie. Purtroppo il tempo è tiranno, come si dice, dobbiamo competere, andare... correre un pochettino. Renato Brucoli, dal punto di vista, come dire, anche come Don Tonino come scrittore, no? È stato anche importante, ha scritto numerosi articoli, numerosi anche libri. Ecco, anche tu scrivi e parli e hai parlato, l'hai conosciuto di Don Tonino. Ecco, dal punto di vista proprio, come dire, letterario, della scrittura, anche come autore, che cosa ti ha colpito e che cosa ancora ti colpisce di Don Tonino? La sua grande capacità, come dire, immaginifica anche, no? La scrittura di Don Tonino è piena di parabole, di metafore, di immagini, in maniera tale da esprimere dei concetti anche non solo teologicamente fondati, ma anche difficili da comprendere in maniera la più semplice possibile. La capacità di regolare anche il suo modo di parlare rispetto agli interlocutori. Don Tonino ha scritto rivolgendosi a tutti, ha scritto tanto, però io credo che diciamo la parola più efficace della sua persona sia stata la sua testimonianza cristiana. Era un grande annunciatore della parola di Dio, ma soprattutto un testimone. Io credo che la testimonianza riesce ad arrivare anche laddove le parole non riescono, e soprattutto in Don Tonino Bello ciò che annunciava, ciò che faceva si esprimeva in coerenza. Anche questo dato di coerenza relativo alla testimonianza rispetto
all'annuncio, ha giocato fortemente a suo Grazie. favore. Renato, ti devo stoppare un attimo perché ci avviamo all'ultimo giro. Padre Francesco, Don Tonino è stato anche uomo di pace, questo dobbiamo fortemente sottolineare. Insomma, ricordiamo che lui all'epoca è andato sino in Serbia, no? Ha lottato davvero tanto per la pace, quindi in prima persona, poi è stato anche presidente di Pax Christi. Ecco, come possiamo immaginarlo, diciamo adesso con l'attuale conflitto che è in corso, ecco, conoscendo il suo impeto, la sua forza, che cosa avrebbe fatto secondo lei? Brevemente, se può, grazie. Ecco, allora, anzitutto Don Tonino ci avrebbe ricordato che non c'è solamente il conflitto tra Russia e Ucraina, ma ci sono altre 55 guerre in questo momento sulla faccia della terra. E noi ci dobbiamo occupare della pace dappertutto, non solamente della pace che è alle porte di casa nostra. La prima cosa che avrebbe fatto, dunque, Don Tonino, sarebbe stata quella di dire: aprite il vostro cuore e non abbiate riposo finché non avrete fatto quello che potete per la pace, non soltanto vicino a casa vostra, ma in tutto il mondo. E poi forse, chissà, essendo andato a Sarajevo, sarebbe stato capace di andare anche a Kiev, come vorrebbe fare Anche a anche il Mosca, anche a Papa, Mosca e magari probabilmente. anche a Mosca. Anche a Mosca, grazie. Sindaco Probabilmente sì. Stendardo, la città di Alessano, cosa pensate, diciamo, di fare prossimamente? Magari città di Alessano, città della pace, la butto così. Non lo so che cosa avete adesso in programma. Qual è la vostra, diciamo, idea? Velocemente. Conoscendo Don Tonino, non gli amava molto le cose plateali. Io penso che la migliore cosa che possa fare la città di Alessano è quello di aiutare i bisognosi, i poveri e soprattutto divulgare la sua parola. Poi è chiaro che faremo anche qualcosa per ricordare Don Tonino, un segno fisico che ricordi Don Tonino, mi sembra doveroso da parte dell'amministrazione comunale, naturalmente insieme alla parrocchia, insieme alla diocesi, insieme alla famiglia e alla fondazione, perché io sono uno di quelli che prima di parlare di Don Tonino ci penso 10 volte, perché ho anche un po' di timore riverenziale parlare di Don Tonino. E poi sono anche, prima di prendere una decisione, non prendo mai una decisione da solo. Proprio nel rispetto di Don Tonino, i primi che saranno informati sarà prima la famiglia e poi fondazione, parroco, vescovo. Quello è quello che chiedeva Don Tonino e quella è l'eredità che ci ha lasciato il Don Tonino. Grazie. Don Luigi, auguri scomodi, grande significato questa espressione. Don Luigi? È caduta forse. Eccomi, eccomi. Ecco, ha sentito la Ci domanda e siamo. dicevo auguri scomodi. Può sembrare, come dire, un ossimoro, ma è potente, insomma, auguri scomodi. In genere gli auguri, insomma, sono per il bene, no? Invece, ecco, vorrei che lei concludesse proprio su questa frase. Sì, credo che lui ci inviti ad andare controcorrente. Lui non si è mai lasciato fagocitare neppure dal ruolo. È stato sempre se stesso, ci chiede di essere autentici, di essere immediati in tutti i nostri rapporti e di batterci per la giustizia, per la carità, per la legalità, cosa non semplice. Vuole una chiesa povera, una chiesa umile, una chiesa attenta all'uomo, una chiesa innamorata dell'uomo perché sull'esempio di Gesù la chiesa è chiamata ad essere serva, non detentrice di potere e di prestigio. Grazie, voglio concludere con Renato, così ho la possibilità a tutti, insomma, di intervenire. Renato, come laici, che cosa possiamo fare, diciamo, come impegno, come laici? Come laici possiamo inserirci in maniera valida in questo clima di sinodalità che caratterizza la Chiesa
in questo momento, no? Don Tonino ha creduto molto nei laici ed è stato un precursore, un antesignano di Papa Francesco, come un precursore della sinodalità di cui tanto si parla oggi, cioè di una corresponsabilità, di un cammino comune all'interno della Chiesa che coinvolga non soltanto quella che un tempo veniva indicata come la gerarchia, no, ecclesiale, ma che coinvolga tutti i battezzati, tutti i credenti. Ma tu parlavi di laicità all'interno della Chiesa o di laicità in senso più vasto? No, no, non laicismo, laicità all'interno della Chiesa. Ecco, bene. Allora, credo di aver risposto. Va bene, grazie, io vi ringrazio. Padre Francesco, grazie davvero. Grazie, grazie. Pace bene a tutti. Pace bene, auguri. Grazie, vi aspetto il 17 giugno a Otranto. Poi ti aspettiamo ad Alessano. Ma non c'è bisogno di dirmelo, io vengo da solo, Don Gino. Va bene. Grazie, grazie pace ancora. Bene a tutti. Grazie. Grazie a tutti, grazie. Grazie, grazie. Grazie come sempre al nostro Giuseppe Tarantini, alla regia, a Cinzia Mezzina per la parte, diciamo, della scheda produttiva. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata sulla nostra pagina Facebook, Spazio TV Sottotraccia, e poi il martedì alle 21.30 sul digitale terrestre sul canale 96 di Star. Grazie ancora e alla prossima. Questo programma è stato presentato da Una Pol, olio extravergine di oliva. Cantine Torrevento, vini di un'altra Puglia. Amgas. Olio Ribatti, su tutto. Su tutto.